la partita, grande soddisfazione, una partita dura, una partita che ve la siete guadagnata. Vostre impressioni? La partita è stata dura, però abbiamo giocato molto di squadra, ci abbiamo creduto fino alla fine, poi ce l'abbiamo fatta. Ma delle difficoltà straniera, non c'è? Sono emozionata perché è la prima volta che vengo in TV, che vengo intervistata. Adesso posso intervistare io? Allora, ciao Lori, cosa pensi della partita Lori? Guarda la televisione, ti è piaciuta? Sì. Chi è la più brava? Dimmi chi è la più brava, chi è la più brava? Tutti siamo il più bravo. Adesso andiamo a intervistare una a una. Agnese! Guardate! Il nostro psicologo ci ha fatto un regalo. Questo è mio. Mia moglie. La moglie dello psicologo. Andiamo a intervistare Lucile, che è stata protagonista dell'ultimo tempo supplementare, che ha fatto una cosa come 10 punti consecutivi. Ce abbiamo lei. Cosa pensi della partita? Stancante. C'hai ragione. Io vorrei puntualizzare il passaggio che ti ho fatto sulla palla 2. Bello quel passaggio, quello è uno schema che abbiamo provato, che proviamo tutte le settimane. Andiamo a intervistare Sabrina. Eccomi. Allora, dimmi cosa pensi che della partita di questa promozione. Beh, io vorrei essere scontata, però insomma è bello dire in questi momenti che è bello esserci. No, adesso ci siamo, ce la godiamo fino in fondo, adesso andiamo a fare festa, ci ubriacheremo certo. Non so quanto, non so come farò a tornare a casa poi, però tutto va bene così. Ok. Qualsiasi cosa. Beh, cosa dire, è stata una grande soddisfazione anche se oggi non ci siamo espressi al meglio, abbiamo sofferto più del dovuto, però diciamo che anche oggi abbiamo dimostrato grande carattere, grande determinazione e in un momento difficile abbiamo avuto la forza di reagire e di vincere lo stesso. Oltretutto sono accerchiato, non posso più parlare. Beh, però scusa, questa soddisfazione penso che sia gratificante, e anche perché è stata sudata con due tempi supplementari veramente fulminanti. Sì, come ho detto, la cosa positiva è di aver anche oggi dimostrato di non voler perdere e di recuperare tutte e due le finali di tempo quando la partita... In queste condizioni è difficile riuscire a parlare. Comunque dicevo, abbiamo dimostrato di riuscire a recuperare, insomma, questo gruppo è eccezionale e credo che anche oggi, non esprimendosi al meglio dal punto di vista tecnico, ha dimostrato di meritare sul campo la Serie A1. Senza dubbio, lo era già anche prima. Sì, però oggi abbiamo dimostrato. Abbiamo messo la ciliegina sulla torta. Arrivederci. Di nuovo auguroni e a ben rivederci. Alla prossima. E qua guardate i palloncini che hanno scoppiato i ragazzi, le ragazze esultano per la festa che hanno conquistato e si sono meritata, anche con grande onore, valutando e distribuendosi in una partita, lottando per l'ultimo punto. Un grazie a tutti quanti, ringraziamo il cronista che ci ha dato le sue emozioni relative alla manifestazione, ma vediamo se troviamo anche i ragazzi del Brescia che abbiamo incontrato prima. Del Brescia Sacco Enzo, allora abbiamo detto prima e sicuramente non avete sbagliato niente, però grande onore alla squadra che ha giocato e ha saputo portare a termine questa partita. Le sue impressioni? Innanzitutto penso che stasera insomma, è stato onorato un po' il basket femminile, che è sempre molto bistrattato, invece è stata una bellissima partita, due squadre che hanno giocato praticamente alla pari per
per ben due tempi supplementari, e alla fine è venuta fuori forse la voglia di finire in bellezza, di festeggiare in bellezza. Io posso essere altro che essere contento della mia squadra, ma sono anche contento che finalmente in Liguria il basket viene su, e che quindi, insomma, in bocca al lupo per il prossimo campionato. Ve l'aspettavate di fare dei tempi supplementari? No, non ci aspettano mai. Noi, se fosse stato possibile a vincere subito, sarebbe stato meglio, ecco. Però, insomma, voglio dire, forse è stato più bello anche per il pubblico, è stato più bello per tutti, insomma, una partita simile, è stata una bella partita davvero. Prossimo futuro, allora, avevamo detto? Beh, prossimo futuro, adesso abbiamo le ultime tre partite di campionato, poi si tireranno un po' le somme, e io spero che l'anno prossimo il nostro campionato di A2 possa essere un campionato comunque al vertice, soprattutto per mantenere una tradizione di una società che è sempre stata ai vertici del campionato che ha disputato. Bene, quindi questo è un po' il nostro futuro. Non so io se sarò in questa società oppure no, però comunque auguro tante soddisfazioni alla mia società e anche alla società della Spezia. Allora, forza Brescia, forza Spezia e forza basket. Forza basket, forse soprattutto basket femminile. Grazie, arrivederci Sacco. Allora, alla prossima, auguroni. E qua finiamo in bellezza. Abbiamo visto una partita che ha dimostrato veramente di avere dei grandi numeri, e qua vediamo le ragazze che sono state gigantografate in fasi di partita, e le scorriamo una a una, e meritano tutte il pregio di essere un attimo immortalate in queste posizioni, perché a loro oggi è dovuto il merito di questo inserimento nella categoria. Finiamo questa telecronaca, grazie di averci seguito. Armando i microfoni, ringraziamo il cronista che ci ha tenuto incollati a questa fantastica partita, e un ciao ciao alla prossima.